Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale In Genere Horror, video dedicato ad un aggiornamento, collezione Blu-ray, film horror ed è interamente dedicato a questa, chiamiamola perla assoluta, un cult assoluto che è la saga dei Resuscitati Ciechi. Lo so, qui ci saranno tanti, tantissimi di voi che considerano questo film e questi quattro film porcheria, film a basso costo, noiosi, lenti, che non fanno paura, tutto quello che volete. Però io di questi film non riesco a parlare male, sono legatissimo in quanto fin da piccolo, quando ero veramente piccolo, ero un ragazzino, li vedevo in TV, soprattutto i primi due capitoli mi ricordo, o perlomeno mi ricordo, le immagini, mi sono sempre rimaste impresse le immagini di questi, chiamiamoli templari, perché poi alla fine tutti li chiamano i templari, questi cavalieri, questi i Los Guerreros, come li chiama poi Armando de Osorio, ma ne parleremo. Cavalcano a rallenti e si avvicinano nella nebbia, insomma, erano delle immagini che mi piacevano tantissimo. Poi, quando un film si vede da piccolo, ti rimane la magia di quello che si è visto a quell'età. Quindi mi dispiace, parlatene pure male, io non riuscirò mai a parlare male di questi cult assoluti. Avranno, saranno pieni di difetti, tutto quello che volete. Qui però parliamo dell'edizione, della splendida, splendida, devo ancora vedere poi effettivamente la qualità dei dischi all'interno. Comunque, finalmente, un unico cofanetto molto semplice per tutta la saga, la tetralogia dei Templari, dei Resuscitati Ciechi. E tantissimi sono i nomi con cui vengono appellati. Armando De Osorio, il regista, non li ha mai chiamati né morti viventi né zombie, li ha sempre chiamati mummie. Però vabbè, per semplicità noi li chiameremo morti viventi a cavallo, templari ciechi a cavallo, chiamateli come volete. Insomma, questo è il cofanetto con i quattro film, con film che sono stati girati tra il 72 e il 75 a raffica, Le tombe dei Resuscitati Ciechi, ci sono i soliti avventori che vengono attaccati da questi templari che arrivano a cavallo, La cavalcata dei Resuscitati Ciechi, dove, vabbè, durante la commemorazione in un villaggio dei 500 anni dal fattaccio in cui questi templari erano stati messi a rogo e accecati, ritornano e fanno mattanza di protagonisti. Nel terzo, La nave maledetta, la storia si sposta in mare e una nave si imbatterà in un galeone dove all'interno troveranno questi templari, e nella notte dei gabbiani, tutto ambientato su una spiaggia in un piccolo villaggio, c'è anche la presenza di questi gabbiani, insomma è l'ultimo film dove anche lì si ritorna sempre al ritorno di questi templari. Se ricordo bene, qui era dopo ogni 7 anni, per 7 notti ritornano e fanno mattanza di tutti i poveri abitanti del villaggio. Insomma, la trama conta quel che conta per ora, perché stiamo parlando di questa edizione. Dietro c'è il retro con tutte le specifiche e all'interno c'è un semplice cartonato con il Blu-ray, o meglio con i quattro Blu-ray, con i due Blu-ray, perché sono due dischi che contengono i quattro capitoli. Qui c'è il retro. Questa qui è una chicca per chi vuole sostituire o vuole completare la collezione, perché ci sono i quattro DVD singoli per ogni film. Qui abbiamo una versione Blu-ray, ripeto, speriamo sia una valida versione, adesso devo ancora visionarla. È l'occasione per rivedere dei film che, soprattutto i primi due, vedevo in TV e mi ero registrato su delle sgangherate videocassette che tenevo gelosamente in collezione, perché era l'unico modo per avere i primi due capitoli. All'interno c'è un bel libretto molto dettagliato, qui ancora i quattro titoli. Ho chiaro, ho detto i titoli in italiano perché in realtà hanno i titoli in spagnolo, hanno i titoli in inglese, ci sono conosciuti con vari titoli, ma in realtà questo è. Oh, c'è una parte introduttiva bella, bella importante di Marco Giusti, che alcuni di voi conosceranno per essere l'autore di Blob, l'autore di Straculte, insomma uno che sguazza in questi film, nei film di serie B. Qui si parla di film di serie B spagnoli, primi anni 70, si sente ancora tantissimo il concetto dell'antifranchismo, di andare contro a una bigotta Spagna cattolica. Insomma, gli intenti di De Osorio erano molto politici, poi che ci sia riuscito o meno. Tra l'altro il film si ispira chiaramente a una derivazione dalla Notte dei Morti Viventi, però ripeto, De Osorio non li ha mai chiamati morti viventi.
Quindi c'è un'introduzione di Marco Giusti, poi il libretto, vabbè, è molto interessante perché con foto, con locandine e con un sacco di particolari, adesso devo ancora leggerlo, però sarà interessante vedere anche tutto quello che c'è da sapere in retroscena sul film. Qualcosa vi ho accennato, quello che mi ricordo, tra l'altro, di una saga, di una tetralogia che ha ispirato anche pseudo seguiti, perché alla fine anche Jesus Franco, anche André Schnass aveva fatto, si era ispirato a questi film. Addirittura nel 2018, se non sbaglio, è stato fatto anche The Curse of Blind Dead, mi sembra. Vediamo se qui viene detto che è una versione, che è un film italiano, tra l'altro con Fabio Testi e con Jennifer Mischiati, ed è credo l'ultimo finora film ispirato a quelli che sono quattro film, perché ci si è fermati lì. Si doveva fare addirittura un quinto capitolo, è il Necronomicon de los Guerreros, se non sbaglio, vado anche qui a memoria, scusate, ma sono passati anni, però c'era un quinto capitolo in cantiere, o meglio, c'era l'intenzione di farlo, poi non se n'è più fatto nulla. Comunque questi sono i quattro film esistenti e i quattro film che compongono la tetralogia de los Guerreros de Oriente, come era solito chiamarli, de Osorio. Sono comunque quattro film che fanno parte di un passato che non tornerà più, un cinema magico. Tra l'altro sono film piuttosto forti perché hanno scene di lesbo, scene piuttosto violente, questi continui rallenti dove questi templari vanno a cavallo. Ci sono delle atmosfere che secondo me sono magiche da un certo punto di vista. Quattro film in 4 anni, però c'è grande amore, c'è grande voglia di mettere in scena un determinato film con determinati messaggi, anche come ho detto, contro il regime, contro un certo modo di vivere la religione. Un cinema addirittura di denuncia, un cinema che vuole essere qualcosa, un messaggio importante da un punto di vista sociale, politico, religioso, insomma, è anche tutto questo. Lo so che per molti, sto parlando di film che possono valere veramente poco. Ripeto, io li ho visti in un'età, in cui non potevo capire ovviamente i messaggi che c'erano dietro De Osorio, li ho capiti, li ho visti, li ho studiati col tempo e li ho scoperti col tempo. Ma mi rimane il fascino di questi film incredibili. E poi l'amore per il cinema, che è sempre la cosa che apprezzo di più quando guardo un film, anche se i mezzi sono ridotti, anche se il risultato non è eccelso come tutti vorrebbero. Secondo me questo è un cofanetto imperdibile e che deve essere presente nella collezione di tutti gli appassionati di cinema horror. Alla prossima!